in sinergia a tutela delle fasce più deboli. Siamo impegnati come IMSS, come tutte le amministrazioni comunali, per unire gli aiuti in queste situazioni di disagio, ma anche i progetti di inclusione attiva successivi, in modo tale che questa attività che noi svolgiamo non si limiti esclusivamente a questo sostegno in questo momento che il governo ha voluto mettere per queste fasce deboli, ma che poi possa portare a situazioni di miglioramento strutturale delle situazioni di difficoltà. Tutti i cittadini possono ottenere le informazioni, rivolgersi ai comuni, poi successivamente, dopo che il comune avrà fatto la prima valutazione, invierà a noi entro 15 giorni le istanze dei cittadini. Noi faremo le valutazioni sull'ISEE o su altre eventuali forme di sostegno che già percepiscono da noi. E poi vi sarà appunto l'accoglimento, o nel caso in cui ci dovesse essere una necessità di istruttoria o eventuali purtroppo reiezioni, noi saremo sempre a disposizione per fornire tutte le informazioni. Le risorse ci sono state destinate anche alla Regione Abruzzo e siamo sicuri che le domande saranno tante. Noi saremo a disposizione come istituto perché questa forma di sostegno possa raggiungere gli scopi per le quali è stata istituita. Il SIA che cos'è? È uno strumento che consentirà alle famiglie. Quindi chi andrà a richiedere il sostegno dovrà avere un minore a carico o un disabile o una donna in stato di gravidanza e un ISEE familiare inferiore o uguale a 3.000 euro annuali. Un ISEE, come capirete, è bassissimo, eppure questo cuba 17 milioni di euro, quindi ci sono purtroppo in stato di gravi difficoltà in Abruzzo moltissime famiglie. È di un sostegno di inclusione attiva perché non è una misura assistenziale. Noi chiediamo, in cambio di questo piccolo aiuto economico, chiediamo un impegno alla famiglia che sarà sostenuta dagli assistenti sociali per uscire dal proprio stato di esclusione sociale.